sport. E adesso diamo la linea ad Alessio Maldini per la partenza di Vivi Città. Eh sì, prendiamo dunque la linea per dare il via, come da tradizione, a Vivi Città, grande manifestazione sportiva organizzata dall'UISP, manifestazione giunta alla 35esima edizione. Ma cos'è esattamente Vivi Città? Ce lo spiega il presidente dell'UISP, Vincenzo Manco, collegato al telefono. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi e grazie. Allora, ci spieghi che cos'è Vivi Città? Vivi Città è la più grande corsa del mondo. La possiamo definire così, siamo arrivati alla 35esima edizione e oggi alle 9.30 si partirà in simultanea su 43 città italiane e 12 all'estero. È quella che possiamo definire la corsa che identifica al meglio la WISP, la nostra associazione. Sport con sana competizione e passeggiata ludico-motoria, sostenibilità per un'idea di città vivibili e sostenibili, pacifica convivenza, diritti per tutti. E quest'anno c'è anche una novità, presidente. Quest'anno c'è la novità del Vivi Miguel, una bella novità perché è nata dalla collaborazione tra la WISP, la Corsa di Miguel, promossa dal Club Atletico Centrale Roma, la FIDAL, e il Ministero della Pubblica Istruzione. Una staffetta sulla misura dei 42 chilometri, quindi di una maratona che si farà insieme alle scuole superiori di tutta Italia dopodomani, 17 aprile. Adesso sono le 9.33, possiamo dare il via dunque a Vivi Città con un conto alla rovescia. Allora, al fiume pacifico e pacifista, al fiume di gente della WISP pacifico e pacifista, 3, 2, 1, via! Dunque è partita Vivi Città 2018, come ha detto lei, come abbiamo detto, manifestazione giunta alla 35esima edizione, però in passato hanno partecipato e vinto questa Vivi Città grandi campioni come Baldini. Come Baldini, come anche abbiamo avuto campioni che hanno gareggiato al meglio, ricordo la seconda edizione Pizzolato, Orlando Pizzolato che è arrivato primo, lo stesso Salvatore Antibo nell'88-89, per quanto riguarda la classifica delle donne, nelle edizioni 92-93 Maria Guida, quindi diciamo una presenza anche di professionisti dell'atletica nella nostra edizione del Vivi Città. Buongiorno presidente, allora brevemente quali sono i prossimi appuntamenti organizzati dall'UISP? Prossimi appuntamenti, faremo il Bis in Città nell'edizione di maggio, che è un'altra delle nostre grandi iniziative che insiste sempre appunto sulla vivibilità delle città, questa volta manifestandosi e mettendo sulla bicicletta sempre la solito target, diciamo, di cittadini, quindi sia professionisti che vogliono cimentarsi, ma soprattutto famiglie, bambini, genitori, anziani, nonni, tutti coloro che vogliono migliorare la qualità della vita delle proprie città e delle proprie comunità. Ringraziamo il presidente dell'UISP, Vincenzo Manco.